Yeah. Yeah. Yo, yo, Yeah. Chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit. Baby, baby. Yeah. Amici della guida, ciao. Ciao a tutti. Allora, c'è da fare una premessa. Purtroppo ci sono stati alcuni problemi per cui un video è saltato. Lo so, purtroppo lo so, mi avete scritto in tanti, me l'avete chiesto in tanti. Purtroppo un video è saltato e adesso recuperiamo in corsa con la nostra bellissima, incredibile, imperdibile, ineludibile, bella rubrica sulle regole del Signore degli Anelli. Mi sistemo questa così non sembro un mostro asimmetrico. A che punto siamo arrivati? Abbiamo più o meno visto un po' di tutto. Scusatemi che così in diretta metto silenzio in diretta. Il bello della diretta, eh? Il bello della diretta. Della diretta registrata. E dove siamo arrivati? Siamo arrivati a un punto molto particolare, a un tipo di unità molto molto particolare, ma particolare che ha un'importanza fondamentale sul campo, ovvero gli eroi. Gli eroi nel Signore degli Anelli non sono semplicemente pezzi più forti rispetto agli altri, ma sono pezzi che hanno la capacità, vedremo poi come, di influenzare l'andamento della partita e anche di interrompere il normale svolgersi delle fasi per anticipare determinati aspetti del gioco. Quindi possono, per esempio, forzare un combattimento laddove in quel momento tecnicamente non ce ne sarebbe uno e cose di questo tipo. Quindi non sono semplicemente, e questo lo fanno tutti gli eroi più o meno, non ci sono eroi prevalentemente fatti per quello e altri che non possono farlo. C'è sempre il concetto di eroe di supporto e di eroe da picchio, tra virgolette, quindi ci sono eroi che magari in combattimento non sono propriamente delle cime, però sono eroi di supporto, quindi sono dei maghi, per esempio, che possono essere utili non per forza in mezzo al casino, ma magari un pochino dietro. Ci sono altri eroi che, per esempio, invece devono semplicemente continuare a stare in mischia per dare il massimo. Qual è la differenza enorme dei profili tra un eroe e uno stracciviendolo qualsiasi con una lancia in mano? Sono i punti Might, Will e Fate. Adesso andiamo a vedere, la regia agevolerà sicuramente il reperto fotografico rinominato Hero 1. Andiamo a vederci un po'. Allora, prendiamo in considerazione Bard. Cosa ci dice il riquadrino? Ci dice che tutti gli eroi, tutti i modelli degli eroi hanno una sezione extra, quindi hanno le stesse caratteristiche degli altri, ovviamente maggiori rispetto a che Bard è un orchetto, nel senso ha finito la terza elementare, però hanno una sezione in più, che è questa qua. Might, Will e Fate sono i punti spendibili dagli eroi. Prima cosa, questi punti non si rigenerano ogni turno. Quindi i punti sono finiti, se voi li spendete non li avete più. Questo
questo deve farvi pensare in molta attenzione, ma soprattutto a questo punto a me verrebbe da dire: cavolo, ma se sono finiti, allora sono molto importanti. Sì, sono molto importanti perché permettono agli eroi di fare una delle cose che tutti noi vorrei. Ci è capitato in qualsiasi momento di qualsiasi partita che abbiamo tirato un dado e dovevamo fare 4 e abbiamo fatto 3. Che peggio di fare uno. Perché se faccio uno è come dire che io, non so, sono uscito, volevo un gelato, ma è cascato un meteorite sulla gelateria. Non è che posso lamentarmi che è chiusa, è stata distrutta completamente. Se invece io faccio 3 al posto di 4, è come se uscissi di casa e volessi prendere un gelato. Arrivo alla gelateria, la vedo distante da me, aperta, ok? Anche magari un bel cartello, nuovi gusti, sono super buoni. Mi metto a correre perché ovviamente dico, cazzo, nuovi gusti sono super buoni. Appena arrivo a tipo 2 metri, chiude. Capite? Cioè nel senso, io adesso non so se l'esempio è. I punti degli eroi cosa servono? Servono in quella situazione in cui io, allora, vedo la gelateria, no? Continuiamo con questo carambur, tanto mai andata in vacca subito da 2 minuti, è iniziata 2 minuti e già andata in vacca. Vedo distante la gelateria, corro, vedo che si sta abbassando la Claire, i punti sono un signore nerboruto che viene lì, prende la Claire da sotto, la alza così e mi fa: vai a prenderti il tuo gelato. Ok, questi sono i punti degli eroi. Più chiaro di così, io ragazzi, non so come spiegarlo. Andiamo a vederli nello specifico, però. Ricordatevi, sono finiti, non si rigenerano. Andiamo a vederceli nel particolare. Allora, per esempio, il primo punto, il punto Might. Il punto Might è la forza di un eroe. Che cos'è che serve il Might? Serve a cambiare il risultato di un dado, ad incrementarlo o a diminuirlo. Se vi serve di diminuirlo, quindi non è solamente un cambiamento in positivo, può anche essere in negativo, può succedere che sia necessario avere un risultato minore. Non capita spessissimo, ovviamente, però può capitare. Come si fa a modificare il tiro di un dado? Innanzitutto, il tiro del dado voi lo potete modificare dopo qualsiasi cosa, quindi dopo il reroll, dopo eventuali modificatori positivi o negativi. Il punto Might è concepito proprio per darvi pulita la possibilità di avere il tiro che volete. Quindi non esistono situazioni in cui tiri, aggiungi il punto Might, però l'avversario: ah, però ti ricordi che io ti do meno uno. Cioè, prima applicate tutto, i modificatori, i vari reroll, tutto quanto. Successivamente, quando, come dicono i pro, a dado fermo potete dire: ok, adesso è finito tutto, quel risultato è 3, invece ho bisogno di 4, spendo un punto mai e te lo faccio diventare 4. Ho tirato un 2, avevo bisogno di un 4, spendo 2 punti mai e faccio diventare 4. Allora, i punti mai vanno spesi uno per volta, ma potete spenderli potenzialmente anche tutti in un unico tiro di dado. I punti Might però sono importanti anche per un'altra cosa. Allora, vediamola successivamente. Facciamo una bella tabellina adesso. La tabellina che si chiama Hero 2, dove andiamo a vedere quando posso usare il Might, quando io posso usare questi punticini per cambiare il risultato di un dado. Andiamo a vederlo. Allora, primo, taking test, quindi quando devo fare dei test, per esempio se vi ricordate il test per saltare, il test per arrampicarsi, quando mi buttano giù da cavallo, quindi tutti quei test possono essere influenzati dal Might. Ovviamente i duel rolls, quindi quando voi combattete, tirate, se vi ricordate, andate a ripescare il video se non vi ricordate, è Monelli. Quando voi fate il tiro per decidere chi vince il combattimento, potete usare il Might, per esempio, per cambiare quel risultato.
Nello shooting, quindi quando voi sparate, tirate con un arco, anche lì, se non fate, insomma, il fatto che Legolas non riesca a colpire per 3 turni di fila un goblin è un problema, quindi probabilmente verrà usato del Might, almeno per preservare la vostra dignità di giocatori. Per tirare per ferire, quindi anche qui, quando voi dovete vedere se una volta colpiti superate la difesa dell'avversario, anche qui potete usare il Might. Per i test di coraggio, e andremo a vedere, perché serve anche vedere un attimino i punticini will, quindi quello lo vediamo successivamente. Quando usate i punti will, quindi quando voi usate i punti will, vedremo come si fa, dovete tirare dei dadi fondamentalmente. Quei risultati dei dadi will potete a loro volta modificarli con i punti might. Stessa cosa per i punti fate, perché anche i punti fate, quando voi andate a spenderli, dovete tirare un dado. E quando tirate quel dado potete modificarlo con i punti might. Lo so, tanto dopo vi spiego tutto. Non mi già sento, ah, però aspetta, ma ci avevi detto punti, ma invece dovevi tirare i dadi, ragazzi, in questo gioco bisogna tirare i dadi, cioè. Siamo all'ottava puntata, se non avete capito che in questo gioco bisogna tirare i dadi. Nel senso. È che non fate i doc della situazione, cioè. Abbiamo fatto un video, tutta una serie di video fatti bene, cioè ci sono io. Certo, la luce è orribile perché comunque è una finestra sparata in faccia, la telecamera è quella che è, però nel senso la mia voce comunque è sempre la voce sensuale e suadente che avete imparato ad amare. Perché i punti might sono molto importanti. Oltre a modificare i punti dei i tiri dei dadi, i punti might possono essere spesi per dichiarare quelle che sono chiamate nel gioco le azioni eroiche. Cosa sono le azioni eroiche? Le azioni eroiche sono delle azioni che possono essere svolte solo dagli eroi e che servono a adesso, per la moda che c'è adesso, mi verrebbe da dire, servono a creare quelle azioni cinematic film sul campo, ma che in realtà sono molto importanti perché, per esempio, come vi dicevo prima, alcune di queste vanno a interrompere le fasi normali del gioco, vanno a forzare un combattimento laddove non c'è, vanno a modificare il risultato di qualcosa laddove invece quel risultato è fisso, e in qualsiasi wargame, qualsiasi cosa che vi permette di brevemente saltare le normali regole che normali regole che regolano il flusso della partita, cose di questo tipo sono importantissime. Allora, come funziona? Un eroe può decidere di dichiarare un'azione eroica all'inizio della sua fase di movimento, la sua fase di shooting o la sua fase di fight, prima che qualsiasi dado venga tirato. Come fate a decidere se dovete farlo in move, shoot e fight? C'è proprio scritto vicino all'azione eroica, cioè un'azione eroica ha, tra parentesi, scritto fight. Allora, a quel punto voi sapete che potete usarla nel fight. Sono parecchie le azioni eroiche, ne andremo a vedere qualche esempio, però vi invito, innanzitutto vi invito a prendere il manuale. Questo è uno dei manuali meglio fatti di qualsiasi gioco GV mai pubblicato. Per andarvela a vedere bene bene bene, noi adesso vedremo qualche esempio in modo tale da darvi un'idea di che cos'è un'azione eroica. La domanda che viene spontanea è: non solo io ho gli eroi, c'è anche il mio avversario. Quindi come funziona quando io dichiaro un'azione eroica, ma anche lui vuole dichiarare un'azione eroica? Funziona che si prende in considerazione la priorità. Quindi il giocatore che ha la priorità inizia e decide che uno dei suoi eroi dichiara un'azione eroica. A questo punto anche l'altro fa la stessa cosa. A turno nominano un eroe, sia io che il mio avversario lo nominiamo, e diciamo: io voglio fare questa azione eroica, allora io voglio fare questa, io voglio fare questa, io voglio fare questa. E si inizia a risolvere le azioni eroiche in questo modo. A volte ci sono situazioni in cui il fatto che io dichiari un'azione eroica con un mio eroe forza l'altro a dichiarare
dichiararne un'altra per magari stoppare quell'eroe dal fare qualcosa. Anche qui si può fare, finché si ha might a sufficienza potete tranquillamente farlo, dovete solo avere punti might a sufficienza e eroi, perché sono gli eroi che le dichiarano. E potete farlo cioè, continuamente. Tenete sempre presente che ci si basa sulla priorità per decidere chi inizia la catena di dichiarazioni di azioni eroiche. Altre azioni eroiche invece, e qui vediamo il referto numero 3, Hero 3, sono azioni che vanno a interferire con l'ordine nel quale la partita si deve svolgere. Per esempio, prendiamo in considerazione un'azione eroica molto facile da capire, intuibile, che si chiama combattimento eroico, Heroic Combat. Quindi quando un hero dichiara un Heroic Combat, risolve subito il fight. Ora, questo va a rompere il normale ordine di risoluzione, quindi dall'altra parte l'avversario potrebbe essere invogliato a dichiarare a sua volta un heroic fight per risolvere subito il fight ancora anche per lui. Se si viene a creare questo tipo di situazione, bisogna tenere presente la tabellina che appunto è l'immagine che si chiama Hero 3. Quando un eroe da tutti e due gli schieramenti, gli eroi di tutti e due schieramenti decidono di fare un'azione eroica di questo tipo, si segue questa regola. Quindi tutti e due gli avversari nominano un eroe e tengono nota appunto dei might point spesi. Dopodiché il giocatore con la priorità tira un dado e vede con 1-3 il giocatore evil fa la sua azione eroica, con 4-6 quello good. E ci si alterna continuamente finché non sia finito questa cosa. Questo serve ovviamente perché appunto azioni eroiche che vanno a saltare il normale svolgersi della partita sono molto forti. E questa cosa viene mitigata dal fatto che se entrambi abbiamo degli eroi, potenzialmente possiamo andare a interromperci a vicenda per evitare che si creino situazioni in cui ce n'è uno che è un trattore, va avanti con un treno e si gioca una partita tutta sua e io sto a guardare e metto su qualcosa la TV. Un modello, cosa molto importante, può beneficiare di una singola azione eroica di ogni tipo in ogni fase, ma solo una. C'è un'eccezione abbastanza importante che è sempre relativa a Heroic Combat, dove un modello che comunque ha completato un'azione di Heroic Combat e poi successivamente si unisce a un secondo fight, che è un'altra azione di Heroic Combat, combatterà normalmente. Però tecnicamente di solito un modello può beneficiare di una singola azione eroica per ogni tipo in ogni fase. Altra cosa molto importante, che adesso andremo a vedere perché andiamo a prendere in considerazione alcune azioni eroiche, ci sono alcune azioni eroiche che sono basilari, base. Ce ne sono altre che sono a disposizione solo di determinati eroi, per esempio un eroe che a seconda delle caratteristiche dell'eroe, quindi se un eroe è molto forte, molto grosso, ma non tanto agile, avrà a disposizione delle azioni eroiche che sono consone a quello che è lui. Un eroe che invece è molto agile, molto veloce, ma non tanto forte, avrà delle azioni eroiche che sono consone alla sua abilità. Devo dire che le azioni eroiche sono scelte molto bene. Quando le leggo e vedo il profilo dell'eroe, vedo chi è l'eroe, vedo che ha molto senso che quell'eroe abbia quella cosa rispetto a che l'altro. Allora, andiamo a vedere quelle base, che sono molto semplicemente Heroic Move, che si usa nella fase di Move, Heroic Shoot, che si usa nella fase di Shoot, e Heroic Combat, che si usa nella fase di Fight.
prendiamo in considerazione Heroic Move. Allora, Heroic Move, quando viene dichiarata, permette a un eroe di muoversi prima di tutti gli altri modelli, de facto fregandosene bellamente della normale catena di priorità. L'eroe che si muove può muoversi, può fare tutto, saltare, caricare, fare qualsiasi cosa. Quindi anche qui pensate bene al fatto che se il mio avversario me la dichiara, voglio dichiararmela anch'io magari per bloccarlo, perché non voglio che faccia una carica, saltandosi completamente il discorso della priorità. Occhio che ovviamente non è che diventa invisibile l'eroe, quindi se un eroe dichiara quell'azione eroica, ma poi viene caricato prima che la possa fare, l'azione eroica è cancellata e comunque il punto might è stato speso, quindi anche qui è ancora più importante, perché se io dichiaro l'azione eroica e voglio fare una carica, ma dall'altra parte quella carica mi viene bloccata a sua volta da un'altra azione eroica, io rimango fermo e ho speso il punto might. Quindi anche qui è tutto un gioco molto di equilibri, molto, mi verrebbe da dire, molto ragionato. E se notate, anche queste regole che sono fatte per saltare, le normali regole, hanno sempre la possibilità di essere gestite e controbattute senza creare mai quella situazione in cui ci si trova ad avere a che fare con un modello che non si può bloccare, che salva tutto, che uccide qualsiasi cosa, che vince qualsiasi duello, perché i punti sono finiti, perché le azioni eroiche possono essere intraprese da entrambi e perché possono essere bloccate uno con l'altro. Altra cosa molto importante è che quando viene dichiarato un heroic move, l'eroe che lo dichiara può decidere non solo di muovere se stesso, ma di muovere anche tutti i modelli amici entro 6 da lui. Ovviamente questi modelli devono finire il loro movimento sempre entro 6 dall'eroe. E oltretutto, cos'altra molto importante, è una stupidaggine, però se un modello interessato dal With Me, così si chiama questo tipo di heroic move, decide di non muoversi, anche se è entro 6 dall'eroe, quel modello non può più muoversi, non può decidere di fare un'altra fase di movimento. Per educazione, ragazzi, se Aragorn mi dice carica e io non mi muovo e poi dopo me ne vado per i cazzi miei, no, non va bene. Il primo che si deve muovere è l'eroe, dopodiché si muovono tutti gli altri. Deve muoversi per forza. Ora, anche questo, cioè, immaginatevi quanto è importante questa cosa. L'eroe, saltando completamente la priorità, può decidere di dichiarare una carica e di far dichiarare una carica a tutti i modelli amici entro 6 da lui. Dico niente, faccio solo così con le mani, ma non dico niente. L'altra vita eroica, l'altra azione eroica è Heroic Shoot. Quindi questa azione che si fa nella shooting phase permette all'eroe di sparare, di tirare con la sua arma da tiro prima di qualsiasi cosa. Questa azione non può essere fatta ovviamente se l'eroe è ingaggiato, ma soprattutto anche in questo caso l'eroe può decidere di non fare un semplice heroic shoot, ma di fare un lose. E lose non solo abilita l'eroe a tirare prima di qualsiasi altro, ma abilita qualsiasi altro modello amico entro 6 da lui a tirare. Importante notare che per dichiarare questo tipo di azione l'eroe non deve essere per forza equipaggiato con un arco o con qualsiasi altra arma da tiro e non deve tirare per primo.
Oltretutto, tutti i modelli che sono interessati da questa azione eroica, nel caso l'eroe decida di fare un lose, non devono per forza sparare allo stesso modello. Sempre sempre come funzionava per il With Me con l'Heroic Move, i modelli che sono entro 6 dall'eroe che ha dichiarato il lose, ma che non tirano durante il lose, non possono più tirare. Anche qui per educazione, se uno mi ordina di fare una roba, la faccio. Terza azione eroica generica che tutti hanno è l'Heroic Combat, il famoso Heroic Combat. Cosa fa l'Heroic Combat? Che può essere fatto nella fight phase. Quando un eroe dichiara l'Heroic Combat, il combattimento nel quale è ingaggiato viene risolto per primo. Un'altra cosa molto importante, se tutti i nemici vengono uccisi in quel fight, l'eroe e qualsiasi altro modello ingaggiato nello stesso combattimento possono muoversi ancora prima di procedere con la fight phase ancora. Questo movimento può essere una charge, potenzialmente. Ricordatevi sempre la regola che il modello può essere interessato solo da, può beneficiare solo una volta da un'azione eroica. Quindi attenzione che non è che potete continuare a farlo a ruota, non siete dei berserker di corna. Queste sono le tre azioni eroiche base che tutti gli eroi hanno. Poi ce ne sono altre che sono quelle specialistiche, quindi che sono a seconda dell'eroe, a seconda del background dell'eroe, a seconda non so, delle sue abilità, piuttosto che a seconda delle sue inclinazioni e cose di questo tipo, a seconda del suo ruolo, perché per esempio alcuni sono dei maghi, altri no. Permettono di risolvere determinate fasi prima, permettono di muoversi in un determinato modo prima, permettono di avere dei bonus quando si tirano determinati dadi. Sono parecchie. Io vi invito veramente a recuperare il manuale e leggervele perché sono un ottimo modo per inserire all'interno del gioco delle tattiche che si basano poi sugli eroi, che questa cosa è molto importante perché dà all'eroe un'importanza estrema e soprattutto comunica l'importanza del ruolo di comando e di gestione delle truppe che hanno gli eroi, che secondo me è veramente veramente particolare e molto ben fatto nel Signore degli Anelli. Sento proprio l'importanza dell'eroe, che non è il classico, come si dice in inglese, beat stick, il cosone enorme con in mano quattro spade che continua a picchiare ed è fortissimo. Può anche essere un eroe che non lo è, ma che ha a disposizione azioni eroiche molto molto importanti che fanno sì che gli altri modelli amici facciano meglio rispetto a quello che farebbero. Anche solo vi faccio notare che l'azione, quella di Heroic Shoot, se fatta in lose, nella modalità lose, permette a un eroe che non ha un arco di far tirare tutti gli altri che hanno l'arco. Grandissimo esempio di collaborazione, bellissimo, bellissimo. Resta a parlare 3 ore da sta roba. I punti Might, li abbiamo, che sono quelli un pochettino più cicciotti. Adesso vedremo il Will and Fate. I Will and Fate torneranno anche nei prossimi video perché hanno un'importanza molto bella, molto buona, soprattutto molto importante, soprattutto sulla parte relativa ai poteri magici. E parlando di poteri magici, parliamo dei punti Will. Allora, i punti Will cosa sono? I punti Will sono i punti che vanno a indicare la capacità mentale di un eroe. Non è detto che un eroe che non è un mago non abbia punti will, perché i punti will non sono solamente la capacità di quell'eroe di lanciare magia, anche ma la capacità mentale di quell'eroe di resistere agli influssi mentali e la forza, potremmo dire la forza di volontà dell'eroe. I punti Will a cosa servono? Vabbè, servono a castare poteri magici. E come funziona? L'eroe decide di prendere i punti Will e per ogni punto Will può usare un dado per castare il
il potere magico. Il potere magico ha un valore di cast minimo, quindi per esempio un potere magico che è castato al 3, al 4 probabilmente necessita di un singolo dado. Un potere magico che ha un valore di lancio di 7-8 probabilmente necessiterà di 2 o 3 dadi. Ogni dado è un punto will. Non potete aggiungerli in corsa, dovete decidere subito quanti dadi volete tirare. Resistere a un potere magico, quando un eroe è vittima di un potere magico, può resistervi spendendo i punti will, sempre utilizzandoli come dadi. Ripeto, lo vedremo nel video che parla dei poteri magici, perché c'è bisogno di fare un video proprio apposta. Per il momento voi tenetevi questa informazione in saccoccia. Per passare un test di coraggio, a volte quando viene richiesto un eroe di passare un test di coraggio, può spendere i punti will, ma in questo caso non vengono spesi come dadi, ma vengono spesi come i punti might. Quindi vengono spesi per cambiare il risultato del test. Siccome hanno la stessa validità, in questo caso sia i will che i might, vi segnalo che potete spendere entrambi. Quindi potete attingere sia i might che i will per cambiare il risultato del test di coraggio. Diciamo che il will è una cosa in più che potete usare per cambiare il risultato di quel test. Questi sono i punti will che vedremo parecchio nella sezione dei poteri magici. Concludiamo coi punti fate. I punti fate sono quei punti che permettono all'eroe di salvare le ferite dopo che sono state inflitte. Come funzionano? Per ogni punto fate corrisponde un dado e questo dado viene tirato. 4, 5, 6, la ferita viene salvata. Qualsiasi altro risultato, la ferita non viene salvata. Anche qui, più punti fate avete, più potete tirare dadi. Non potete tirarli tutti insieme, ma dovete tirarne uno alla volta. Anche se avete 8 punti fate e decidete che quella ferita proprio non deve entrare, tirate un dado, fate 1. Spendete un altro punto fate, tirate un altro dado, fate 3. Spendete un altro punto fate, tirate un altro dado, finché volete spendere punti fate, finché non avete il risultato che volete. Ricordatevi che il might può essere speso per aumentare il risultato dei punti fate, del dado fate, quindi anche in questo caso il might è molto molto importante. E come ultima cosa, ci sono degli attacchi all'interno del gioco che fanno ferite multiple con colpi singoli, oppure che addirittura uccidono sul colpo. A meno che non ci sia scritto diversamente, un singolo risultato positivo fate previene tutto il danno che quel colpo avrebbe causato. Quindi se un colpo singolo ha come regola che fa 6 danni in un colpo solo, se voi quel colpo lì me lo salvate con un dado fate, vi salvate tutte le ferite che causerebbe. Stessa cosa anche per gli attacchi che uccidono sul colpo. Anche in questo caso, se salvate il colpo, vi salvate dall'effetto. Questo è più o meno come sono i punti degli eroi. Come potete immaginare, sono delle caratteristiche molto importanti. Vanno utilizzate molto bene e danno agli eroi finalmente un'importanza estrema. Il prossimo video invece sarà sui mostroni, perché anche i mostroni hanno le loro azioni, non sono solamente dei pezzoni grossi che fanno ma hanno tutte delle azioni da fare, hanno delle regole particolari, sono molto 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 importanti. Anche lì ne avremo molto da parlare, molto molto moltissimo. Per il momento io vi saluto, vi ringrazio di continuare a seguire i video sul Signore degli Anelli. Spero che vi piacciono, scrivete nei commenti se vi piacciono, cioè anche se non vi piacciono comunque scrivete mi piace,
Così io capisco che in realtà non vi piace, però leggo mi piace e sono contento. Voi scrivetelo lo stesso. Tanto cosa vi costa? Scrivete mi piace così. Che cazzo, quante volte l'avete scritto sotto roba che non vi piaceva? Una volta in più cosa vi cambia la vita? Fatemi sapere, sinceramente, se li gradite. E io vi saluto qui. E amici della guida, e amici ci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 c
Fidatevi del Mac. 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 Fidatevi del Mac.